Bene, buonasera, faccio questo video praticamente, poi vi chiederete ma come mai tutte queste risate, tutte queste... Parto dal presupposto che praticamente queste risate scaturiscono dalla realizzazione di una verità che qualcuno voleva sottacere, che per anni è stata disinformata l'intera popolazione del comune di Pachino, attraverso un'informazione non pregnante fin dal 2006, come abbiamo avuto modo di vedere, fin dal 2006, dove praticamente le aree SIC ZTS, con i corridoi ecologici e le possibilità effettuali di potere anche da parte dei privati ottenere dei finanziamenti, come è stato detto dal professore dell'Università di Catania, con una informazione mirata atta a difendere interessi di parte. Questa sera il giornalista Marziano ha finalmente confessato nell'ambito di questa riunione che riguardava questo progetto pilota Symbiotic, in definitiva ha confessato che lui non aveva capito effettivamente come stanno le cose, eppure io nel 2006 gli avevo scritto dicendogli e invitandolo a riflettere su questa cosa. Alla luce di questi fatti, invece di andare a fare ricorsi dove gli avvocati magari ci hanno guadagnato le parcelle, potevano semplicemente consigliare ai loro assistiti di presentare un progetto con la rete ecologica 2000 che oggi li avrebbe visti, ancora prima della istituzione della riserva, li avrebbe visti praticamente proprietari in grado di avere quell'intelligenza di attingere a dei finanziamenti a livello europeo. Invece no, questa informazione veicolata da parte della Sicilia, scopriamo praticamente questa sera, io l'ho scoperto andandomi a vedere come faccio di solito tutti diciamo, i video che vengono da Pachino, per avere praticamente un'informazione che mi permette poi eventualmente di dire delle cose, ma lo dico nel momento in cui acquisisco quella informazione, non per parlare, perché le persone devono avere anche la dignità di capire che possono essere ridicolizzate quando dicono delle cose che non sono compascenti alla realtà dei fatti. Questo per chiarire un attimino la mia conformazione, diciamo, personale. Per cui questa sera mi sono messo a ridere perché praticamente nell'ambito di questa riunione che riguarda questa nuova azione giuridica da parte delle forze dell'ordine sul progetto Symbiotic, dove in effetti non entro in relazione a questi fatti, però entro sugli aspetti politici che sono ancora non capiti, secondo me, nonostante lo sforzo, nonostante il fatto che questa signora Tossani, signorina Tossani, assessore, che ha una certa intelligenza, ma stasera esplicitando il suo lato, diciamo, invitando questa gente da Malta e da Catania per fare questa conferenza stampa al fine di allontanare qualsiasi sospetto sulle loro attività, ne risulta che culturalmente, e lo dimostra il fatto che il comune di Pachino, dove lei è in giunta, anche se forse non è stata mai formalmente coinvolta nei ricorsi o in questa posizione del comune di Pachino di intransigenza verso la istituzione di questi importanti strumenti che, come abbiamo visto, tra Malta e Pachino praticamente c'era. Si hanno preso da parte della comunità europea 1 milione di euro.
Ora c'è stata l'intelligenza del proprietario del pantano Ponterio, che tra l'altro conosco personalmente, che è una persona molto intelligente, che ha capito che praticamente poteva migliorare la situazione ambientale nell'ambito della sua proprietà, fermo restando comunque il fatto che queste aree devono comunque diventare riserve, ma anche quando diventeranno riserve, ultimamente il governo ha fatto delle modifiche ai regolamenti dove invita la gestione delle aree di una certa, con certe caratteristiche ambientali, a essere praticamente partecipi alla realizzazione di questi ambienti, che alla realizzazione, alla permanenza di questi luoghi, che hanno un valore in sé e possono creare posti di lavoro. Possono attingere dei finanziamenti che possono migliorare senz'altro la condizione generale dei luoghi. Questo è praticamente l'ambientalismo partecipato, dove anche ora alcune associazioni recentemente in un altro articolo che si oppongono con l'ex sindaco Barone, che si oppone anche praticamente ai regolamenti di attuazione all'interno delle aree di riserva in questo caso, è una posizione sbagliata perché partiamo dal presupposto che non ci potranno essere ulteriori espansioni serricole. Se già si riuscisse in qualche modo a rendere attive e produttive quelle che già insistono all'interno, che non è che prevediamo un'ulteriore espansione a livello economico, delle attività che negli ultimi 20 anni, cioè voglio dire, la serra che se l'è fatta, se l'è fatta. E ci sono, secondo me, anche quantità di serre che forse oggi, pur all'interno di queste aree, che non vengono ancora, cioè diciamo che hanno smesso di essere produttive per tutta una serie di fattori, voglio dire, per cui questa opposizione alla gestione, alla istituzione, è un motivo forte di perdita di grossi finanziamenti che si potrebbero attivare anche da parte dei privati. Questo è quello che è venuto fuori stasera. Mentre con una stampa che praticamente è cointeressata alle parcelle da avvocato, fa i ricorsi perché a loro interessa fare i ricorsi in quanto sono avvocati, voglio dire, cioè valutiamo se un avvocato praticamente che stasera praticamente ha confessato che lui, oltre a essere giornalista, oltre a essere stato anche difensore civico che doveva difendere la civicità della realtà territoriale del nostro territorio, stasera ha candidamente confessato che praticamente era uno che aveva praticamente uno dei maggiori partecipanti ai ricorsi da presentare al TAR, alla CGA e tutte queste cose. Un'altra cosa che voglio mettere in evidenza da parte appunto dell'assessore, che da una parte si mette il manto della cultura attraverso questi progetti, eccetera, eccetera, e poi dall'altro mi viene a parlare delle attività balneari che secondo me andrebbero regolate in quei contesti in un modo più pregnante. Non mi può poi alla fine, facendo un progetto per creare un corridoio dove possono atterrare gli uccelli come progetto pilota, poi dall'altro mi mette in evidenza le problematiche che riguardano praticamente i cacciatori. Cioè c'è una base culturale non effettivamente ancora in grado di capire di che cosa si sta trattando. Per cui se c'è un'indagine in corso, fatta da un ricorso non so da chi, sicuramente non è l'invidia che muove, secondo me, questi meccanismi. Perché ridurre tutto a
questa benedetta invidia è una cosa che non fa onore alla dottoressa e non fa onore a nessuno. Quando tu praticamente ti opponi al tuo interlocutore col presupposto che quell'altro possa essere ammantato di invidia, diciamo che si perde ogni considerazione sulla natura umana. Tu sei invidioso, ma che significa? Se quello pensa che nell'ambito delle esplicazioni delle gare, di quello che è successo, io per esempio metto in evidenza una cosa, questa cosa durerà 5 anni e poi il terreno tornerà al proprietario, giustamente. Però voglio dire, la rescissione, io leggendo un articolo, la recinzione in paletti di ferro in un'area con alta salsena e dignità significa che questa recinzione nel giro di 2 o 3 anni sarà abbattuta, mentre poteva essere fatta con materiali diversi, ma per esempio con pali di castagno o con cose, capito? Perché il paletto di ferro implica il fatto che ci devi mettere il cemento. Mentre il paletto di castagno lo potevi, cioè voglio dire, sono bischierate queste, però non si parli che la gente si oppone a qualsiasi cosa e è ammantata di invidia, ma perché vuole praticamente, e la realtà glielo consente, eventualmente anche sbagliando, io spero in tutti i modi che questa cosa sia frutto di un errore. E fino a prova contraria credo nella buona fede delle persone e comunque spero che tutto si risolva per il meglio e che si possa fruire e si possa aver fatto chiarezza in questa circostanza, in questo contraddittorio importante, dove l'informazione, quello che mi interessa di più è dire che in questo caso il giornalista in particolare della Sicilia, per tutti questi anni ha espletato una funzione di disinformazione sistematica, nonostante io nel 2006 lo avessi anche un po' ironicamente preso in giro parlando della sovietizzazione delle aree di corridoio, cosa che non è affatto vera, e che in questa circostanza, con questi video che io ho avuto modo di vedere, quella cosa che io avevo detto a suo tempo, ironizzando su quanto asseriva il giornalista, oggi si viene a confermare attraverso le dichiarazioni di un professore universitario che finalmente ha chiarito all'avvocato, al difensore civico e al giornalista che per tutti questi anni ci ha preso per il culo. Vi saluto.